Ma dove? Eccola! Io sono pazza di me, e voglio prenderla ancora. Io vorrei andare nell'Eurovision. E ora io faccio da sola. Perché si viene a Stoccolma, così mio ex marito rimane malissimo, che gli vado a rompere le scatole lì. Sono io l'autore, il regista, il protagonista. Eleonora, la mia compagnia della mattina, perché io la guardo sempre. Il paradiso è qui, paradiso è qui, è ciò che siamo noi, è ciò che siamo noi. Sorridere, scegliere, decidere chi siamo davvero. Credo molto in questo pezzo perché parla proprio della diversità, della fragilità. E adesso spogliati, come sai fare tu? Un artista deve insistere con la sua personalità, anche se deve ferire certe volte il pubblico. Vince la terza edizione di Una voce per San Marino, Megara! E il premio anche a Loredana per te, per essersi classificata seconda a Una voce per San Marino. Per un pelo, mi dicono veramente per niente. Noi volevamo la Bertè all'Eurovision. Mario, buongiorno! Buongiorno! È stata un po' di delusione! La volevamo veramente tutti. Lei, si devo dire, ci ha rilasciato un'intervista in esclusiva praticamente nel backstage subito dopo la prima esibizione, e devo dire che eravamo tutti convinti, e secondo me lo era anche lei, di potersi aggiudicare la vittoria. Quindi c'è stata molta, molta tristezza quando c'è stato l'annuncio finale, bellissimo. Anche perché è stata l'unica esibizione che ha avuto la standing ovation alla fine, quindi c'era veramente tanto entusiasmo anche proprio da parte del pubblico in sala a San Marino. Vediamo questa intervista, dai. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni alla fine, ma prima sì. Vediamo l'intervista. Che peccato. Eleonora, la mia compagnia della mattina, perché io la guardo sempre. Scusa se ti ho fatto male, forse non sono un normale, o forse... Appena uscita dal palco Loredana per... Ciao! Allora, ciao! L'emozione del primo istante proprio, com'è andata? Spero bene. È grande, standing mi sentivo meglio che a Sanremo, qua in questo palco. È stato bellissimo, eri alla grande, c'è stata una standing ovation. Sì, l'ho vista. E quando sei uscita hai pensato... Che bello! Dici? Che dico? Beh, ho pensato di andare in Svezia a rompere le scatole al mio ex marito e al re quello Gustavo, che mi ha rotto per 6 anni. No, e noi saremo lì. Oh, Lore, noi ci siamo e l'Eurovision lo seguiamo sempre e quindi non vediamo l'ora di essere là. Magari, guarda. Premio Mia Martini quest'anno. Questo è un grande premio. Io so quanto. Io ho sempre pensato di non essere all'altezza, invece l'ho preso. E invece ti fanno santa. Sei veramente una forza della natura. Voi siete forti, grazie di tutto. Eleonora, la mia compagnia della mattina, perché io la guardo sempre. E noi guardiamo. Siete fantastici. Ti anche quando bene. Eleonora, tu devi parlare di Cronaca Nera. Sei una bellezza. Quindi sei fantastica. Qualunque cosa dici, va bene. Perché sei tu la nostra colonna sonora nella vita, Loredana. Adesso pensami che io sono a casa e guardo te. No, vabbè, è troppo onore, troppo onore. Guardo ogni grazie, mattina. Grazie. Grazie, grazie di esistere. Ciao Eleonora, un bacio grande da me. Io sono pazza di me, e voglio gridare ancora. Ciao Loredana, ciao. Lo so che ci guardi e noi siamo pazzi di te. Te. Tutti Marongiu. Pazzi di Loredana. Non ha vinto la Bertè, ma com'è possibile? Guarda, devo ma com'è possibile? Doveva andare all'Eurovision per noi.
Eravamo tutti convinti che ce l'avrebbe fatta. Parlate una alla volta, aspetta. Poi Rosanna. Dicevo, eravamo veramente convinti che ce l'avrebbe fatta, perché insomma, un'artista leggendaria della levatura, della calatura di Loredana Bertè, che va una voce per San Marino, che con tutto il rispetto comunque è una manifestazione di uno stato piccolo, nata 3 anni fa, che, dove c'era la metà dei concorrenti che erano degli esordienti. Andava sul velluto, certo c'erano anche altri concorrenti, c'era Marcella Bella eccetera, ma insomma la sua canzone l'abbiamo vista a Sanremo, piace, ha successo, ha vinto il premio della critica, questo secondo posto veramente è assurdo. Devo dire che la cosa più bella ancora una volta è la reazione di Loredana, con grande nonchalance, con molto centrata, come probabilmente non sarebbe successo anni fa, ha ringraziato comunque tutti, anche sui social, chi come tanti sta scrivendo insomma dei messaggi di solidarietà, e poi ha fatto, non si è risparmiata nemmeno una battuta, ha detto evidentemente in giuria c'era qualche amico del mio ex marito, perché sappiamo che comunque il suo desiderio era andare in Svezia, a Malmo, per la finale dell'Eurovision, dove naturalmente lei è molto popolare, ma dove anche vive Björn Borg, che è il suo ex marito, col quale insomma i rapporti non sono idilliaci, ecco. Addirittura? Però una cosa... Vabbè, insomma, sì, era una boutade quella che... Poteva dar fastidio a Björn Borg perché era Malmo, però insomma sicuramente è un personaggio internazionale che viene meno nel panorama della Eurovision, cioè è apparsa una sua gigantografia qualche giorno fa a Times Square di Loredana Bertè, quindi sì. Pensiamo che no, è un personaggio veramente globale e non va a rappresentare San Marino, è una contraddizione proprio, sì, ci va questo assurda. Gruppo sconosciuto, nessuno spagnolo, di noi, nessuno di noi l'avrebbe, perché non sapevo bene chi fosse, insomma, non so, il concetto del voto è, qui entriamo in un versante particolare, perché questo voto, come si vota, perché c'è una giuria presieduta da Celso Valli, che è un grandissimo arrangiatore, arrangiato per Mina, Zanicchi, eccetera, eccetera, quindi c'è una giuria che giudica. Bisogna ricordare un dettaglio molto particolare di San Marino, che San Marino, durante la finale dell'Eurovision, è il paese che sempre dà 0 voti all'Italia, quindi sugli italiani non c'è proprio questo amore dei paesani, dei cittadini di San Marino, quindi quello è indicativo. E ricordiamo anche che Achille Lauro 2 anni fa entrò per il rotto della cuffia grazie a San Marino all'Eurovision e fu poi penalizzato dagli stessi italiani, quindi non sempre San Marino, entrare a San Marino e poi entrare all'Eurovision porta bene. Con questo voglio che però Maneskin ha portato bene, Maneskin, ma avevano già vinto Sanremo, venivano fuori con un gruppo magari proprio non italiano a livello musicale, fanno un rock internazionale, diciamo che come diceva Gianni, uno su 1000 ce la fa, ecco, bravo, ecco, sì, San Marino non San Marino, insomma. Però, no, Rosanna, no, io guarda, sono veramente incavolata, sì, perché a parte che lei è fantastica, la canzone, sì, ma nessuno mette in dubbio che lei è fantastica, no, aspetta, ma ti voglio dire, ha avuto una standing ovation, vabbè. È una donna che ci rappresenta in una maniera straordinaria. Ma com'è possibile? Io mi domando, ma queste votazioni che c'è? Io non... All'Italia con le votazioni, no. C'è una giuria competente. Beh, ma la giuria, abbi pazienza, giuria, senti, scusami, non è obiettiva. C'è il Sovalli, non è ma non è stata qualunque. Obiettiva questa giuria, parliamoci chiaro. Dai, su, ma cosa voglio dire, oltretutto... Ma parli perché sei italiana e giustamente tifi per Loredana Bertè, allora tifiamo anche per Marcella Bella, per Igialis e per Pago. Marcella Bella, allora è arrivata sesta con una bellissima non canzone. Ne faccio una che Marcella Bella non ce l'abbiamo, non la possiamo io avrei una proposta. Allora, vediamo chi ha intervistato, Mario. Guardiamo un po'. Ok, sì. E dopo Sanremo non poteva mancare San Marino. Siamo nel Teatro Nuovo, dove verrà scelta questa sera una voce da San Marino per rappresentare proprio questo stato all'Eurovision Song Contest di Malmo. Tra i candidati anche Marcella Bella, Igialis e poi la mitica Loredana Bertè. Sì, perché mi sono odiata abbastanza.
Loredana ha il suo carattere, continua, ed è bene che sia così, è personale. Un artista deve insistere con la sua personalità, anche se deve ferire certe volte il pubblico. In fondo sono come un ragazzino. Ciao Ele, un bacio a tutti gli amici di Storie Italiane. Baci, baci. Questa volta, visto che il titolo della loro canzone è Corona. Hello buddy, I'm here to sing a song for you. Anni 90, e lo sappiamo. Un pezzettino lo facciamo sentire di rhythm. This is the rhythm. My life, oh yeah, the rhythm of my life. Ma c'è una novità molto importante, che è un brano scritto con l'intelligenza artificiale. Ragazzi, che bello rivedervi dopo Sanremo. No, ma è bellissimo, perché sto vivendo una bellissima emozione. Con un brano nostro poi, tra l'altro, quindi insomma, il paradiso è qui. Ho ancora il batticuore, perché è una canzone che mi impegna vocalmente, mi impegna socialmente. Vince Megara! You and Loredana Bertè on this stage, it was... It's crazy. How do you feel about it? She is a big artist on Italy and in San Marino. You're so scary right now. E così questa edizione di Una Voce per San Marino si conclude a sorpresa anche per il pubblico in sala, con la vittoria dei Megara direttamente dalla Spagna, mentre per Loredana Bertè solo un secondo posto. Ma noi, Loredana, ti vogliamo sempre bene. Comment, adesso dobbiamo andare. Scusa, ma Marcella Bella c'era? Al sesto posto. C'era assolutamente Eleonora, infatti l'ho intervistata, come si è visto poi anche un po' nel filmato. Devo dire che lei poi, secondo me, ha saputo dopo dell'arrivo anche di Loredana Bertè in gara, che ha confermato in realtà soltanto pochi giorni fa che avrebbe partecipato a San Marino. Io volevo aggiungere solo un dettaglio all'analisi che facevate prima rispetto alla giuria, perché spesso confondiamo il Festival di San Marino come se fosse anche un po' il nostro festival. E invece credo che quello che si è sentito poi in conferenza, esatto, e quello che abbiamo sentito in sala stampa era forse la sensazione che la giuria volesse far sì che San Marino non diventasse il piano B di Sanremo, cioè che un artista che non vince Sanremo entra in automatico a San Marino, ma che volesse invece mantenere l'essenza di San Marino come... Ah, no, su questo non che mi vuol esprimo, dire? Però dico no. In sala stampa... No, non è obiettiva, perché allora non è un giudizio, scusa, allora non è un giudizio sull'artista, è una forma, come ti posso dire, di strategia di comunicazione che dice non mandiamo all'Eurovision una persona che comunque è stata già a Sanremo, non ha vinto Sanremo, cioè non mi piace, lì no, doveva essere giudicato il talento. Non ha proprio, no, non ha proprio detto questo che... Campa, no, esatto, a Campa esatto, non certo. Ha detto questo, a Campa ha detto che in sala stampa si dice che in genere i cantanti che sono andati peggio a Sanremo cercano la scorciatoia di San Marino. Sì, ma lei non era di andata male ed è un dato di fatto, non è un proprio. Scusa, possiamo tornare invece cosa così. No, però ha ragione, lei non è andata male a Sanremo, la Bertè. Rimaniamo su questa polemica. Io volevo dire che parlando tecnicamente, che non ha vinto, la Bertè ha vinto il premio della critica a Sanremo. Allora, parlando tecnicamente, quindi la canzone è stata premiata. Quindi tecnicamente era un buon test. Sufficientemente per il valore della canzone e per l'interpretazione di Loredana. Perché a San Marino in realtà non è stata valutata come è stata valutata della giuria, cioè tecniche, parliamo del le giurie sono diverse, no? A San Marino ce n'è una, però è curioso ripeto che San Marino non ama gli italiani, no, io sto parlando i cantanti solo italiani, non sto facendo delle strategie, dico tecnicamente ha vinto un complesso semisconosciuto spagnolo, che non so, il testo io non l'ho sentito, però sicuramente sarà stato un buon testo, però mi domando come mai un testo già premiato, quello della Bertè, con un carisma come quello della Bertè, che però dovrebbe un po' pesare nel giudizio complessivo, no? Non è, cioè, arriva secondo. Ma lì sono tanti cantanti in gara, vai a capire il meccanismo. Il gradimento sono vari. Lamarongio, ma la giuria rimane in dubbio. Francesca Natta, buongiorno. Che ne pensi di questa faccenda? Poi mi dite come la giuria interviene sul Festival di San Marino. Dimmi, io, Francesca. Buongiorno Eleonora, io mi trovo perfettamente concorde con Angelo Perrone e con Mario Acampa, perché comunque il palco di San Marino è un pre-step a quello che è l'Eurovision, dove i gusti sono assolutamente europei.
ci sono dei gruppi, magari a noi italiani, non nelle nostre corde, che invece hanno un successo pazzesco, come anche i Daudia, che sono sbarcati a New York, che sono gli autori di Gerusalemme, e hanno un successo pazzesco internazionale, cioè sui canali statunitensi come la CFN hanno un successo di cover stratormentoni, irripetibili. Invece noi italiani ne abbiamo assolutamente, per noi sono un po' ignoti, insomma. Marongiu, eccomi, io volevo dire questo. Penso che Loredana Bertè, insomma, mica è così. Allora, il nome mondiale, a livello mondiale. Mondiale, allora, a proprio parte che no, mondiale no, perché mondiale no, europeo forse. Europeo, mondiale europeo, no. Sì. Comunque dicevo, a parte che il pezzo di Loredana Bertè era unico in questa edizione del Festival di Sanremo e anche rispetto al Festival di San Marino aveva una sua particolarità, era un brano rock. Quindi diversamente proprio da quello dei Megara. Sicuramente la messa in scena dei Megara ha funzionato, perché comunque noi lo sappiamo, l'Eurovision è anche proprio uno show televisivo, no. E quindi si guarda proprio la messa, la coreografia, gli effetti, il fatto che questi fossero travestiti da spiriti, da scheletri, eccetera, oh, tutto sì, ciò certo. Che i capelli metà fucsia e metà neri della cantante. Detto questo, io avrei una proposta, immagino che in Rai ci abbiano già pensato, mi sembrerebbe strano altrimenti, però visto che Loredana ci teneva ad andare in Svezia all'Eurovision, certamente a cantare, ma visto anche che appunto purtroppo per un pelo non ce la fa come concorrente, la nostra delegazione capitanata da Gabriele Corsi e da Mara Maionchi potrebbe secondo me avvalersi del commento di Loredana, che abbiamo visto su The Voice Senior estremamente competente e brava anche nel valutare le performance degli altri, e quindi secondo me potrebbe fare un po' quel commento a caldo che anni fa aveva fatto Cristiano Malgioglio. No, Malgioglio era uno dei protagonisti, era un ospite, nel senso che Corsi e Maron e Mara Maionchi commentano le esibizioni in due minuti, esatto. E devono commentare. Figuriamoci se tre persone commentano. Beh, il tempo possono a disposizione alternare. Sono allora stretti. Facciamo una cosa, fermiamoci un attimo, ritorniamo a parlarne fra poco, anche perché fra poco noi dovremo, siccome c'è una conferenza stampa molto importante, a Viale Mazzini, perché la vedi che la Marongi c'è tutto, Massimo Giletti che c'è finalmente Giletti, torna in Rai dopo sette anni. In Rai dopo tanti anni, fra l'altro Massimo è un caro amico e credo che fra un po' ce l'avremo collegato, perché c'è la conferenza stampa, noi siamo a Viale Mazzini, per cui fra un po' parleremo dei 70 anni della Rai.